Ciao a tutti, eccoci al nuovo appuntamento con Chrono Trigger. Questa è la quarta avventura che vi faccio vedere insieme, vi faccio vivere insieme a me. Siamo alla fase finale del primo dungeon. Il riassunto delle puntate precedenti lo trovate semplicemente cliccando in alto a destra nel piccolo box informativo. Troverete la playlist con tutti i video che ho fatto fino ad ora, incluso questo. Quindi abbiamo, come credo vi ricorderete, dobbiamo andare a salvare la regina Lene, che essendo stata rapita ed essendo una discendente della nostra amica Marle, non ha fatto altro che innescare una reazione a catena per cui la poverina è stata disintegrata per via delle discrepanze spazio-tempo. Nel frattempo continuiamo a farci strada. Questa sarà un'avventura abbastanza cappa e spada. Il video non sarà neanche troppo lungo perché ci limiteremo semplicemente a raggiungere il salvataggio. Nella scorsa puntata abbiamo visto che qui non c'era una porta, ma c'era una simpatica parete, e il messaggio ci diceva di continuare a girare a vuoto perché non avremmo trovato la porta. Ma noi siamo veramente più furbi e quindi siamo riusciti a risolvere l'enigma e a aprire questo passaggio segreto. Diamoci da fare picchiando i mostri. Come potete notare, sono totalmente privo di punti magia, me ne sono rimasti due con Crono e sette con Frog, il nostro ranocchio cavaliere. E Luca invece ne ha ancora parecchi, e quindi sarà lei la nostra un po' tuttofare magica per il resto della missione. In compenso sta finendo anche luglio, le temperature, come dicono al solito quelli del meteo, sono oltre i limiti stagionali, ma questo penso che ce ne siamo accorti tutti anche senza dover guardare un telegiornale. Comunque vi faccio notare che Frog continua a fare critici, è interessante, molto utile soprattutto per arrivare a conclusione. Cioè i nemici li abbatte con discreta facilità. Questo è l'ultimo combattimento prima del boss. Questi Ench, che dovrebbero essere degli orchi, penso, anche se mi ricordano tanto le tartarughe di Mario, non lo so, mi danno questa sensazione, questo senso come di fossero tartarughe, non ci posso fare nulla. Vabbè, questo è il salvataggio. Pronti? Stiamo per affrontare il primo boss di Chrono Trigger. Ed eccoci, abbiamo il cancelliere. Come siete arrivati qui? Chi peri? Vabbè, sì, non ne uscirete vivi. Le solite parole famose di tutti i mostri cattivi. Trasformazione! Ora diventa un Power Ranger. No, diventa una schifezza? Cioè, che cos'è? Sembra una talpa. Yakra! Yakra, appunto, questo mostro, ha come tecnica particolare quella di iniziare a caricarci come una specie di trottola e colpire tutti quanti i membri del nostro gruppo in contemporanea. Ecco, come in questo caso. Questo incontro sarà solamente dedicato alle spadate, a parte Luca, come vi ho detto poco fa. Questo è Frog che ci cura, abbiamo capito come fa a curarci, che è una cosa abbastanza schifosa.
Ci dobbiamo dare una bella curata perché purtroppo siamo scarsetti. Critico di crono. Penso che manchi poco, sinceramente, alla conclusione di questa battaglia. Scusate. Come tutti i giochi di ruolo JRPG di questo periodo, niente, la tosse non mi ha voluto passare. Stavo dicendo, come tutti gli JRPG di questo periodo storico, si risolve tutto molto facilmente. Basta fare livelli. Se avete problemi, se il mostro non vi batte, state a farmar livelli per un po' di tempo. Appena avete raggiunto uno o due livelli in più, come per magia, il mostro diventerà molto più facile. In questo caso l'abbiamo sconfitto. Sconfiggendo il mostro abbiamo la possibilità finalmente di tornare a casa. Abbiamo salvato la regina, finalmente. Ma noi, come sempre, vi ricordo, io sono un predatore di tesori, quindi andiamo ad aprire quelle due casse. Vediamo che troviamo. Questo non è un item, è il cancelliere, quello vero. Va bene. Almeno nel secondo spero qualcosa di utile. Un etere medio, va bene, facciamo finta di niente. Sono troppo avido, ok, è colpa mia, mi dispiace. Niente, è la mia voglia di avere oggetti di valore che poi non viene accontentata mai. Bene, abbiamo saltato tutto e siamo arrivati alla sala del trono, dove la regina ritrova il suo amato re. Frog si prende le colpe del rapimento e quindi non solo abbandona il gruppo, ma va via anche dal castello. Ora noi dovremmo vedere un attimo cosa fare. Forse lo ritroviamo, ecco qui. La regina è stata in pericolo, è meglio che parta. Vabbè, chissà dov'è, insomma, uno stacco breve perché gironzolavo alla ricerca di Frog, ma non l'abbiamo trovato. Ora invece facciamo una cosa più utile, cioè andiamo a salvare la nostra amica, a vedere che fine ha fatto la nostra amica Marle. Ed eccola qui che si ricompone come per magia, nello stesso punto in cui era sparita. Non si ricorda nulla, ovviamente. Non essendo mai accaduto tutto quello che è successo, di conseguenza lei non si può ricordare cosa sia accaduto. Insomma, sono i classici ingarbugliamenti da storie che hanno come base i viaggi nel tempo. Comunque. Qui ora stanno uscendo gli altarini, ovvero che, come noi sappiamo, in realtà Marle si chiama Nadia ed è la principessa del regno. Di conseguenza ecco perché è una discendente diretta della regina che è stata rapita. Chiaramente noi siamo andati in giro con una bella ragazza, così a prescindere, anche se non fosse stata una regina, noi lo sappiamo, una principessa, noi lo sappiamo, siamo dei cavalieri e dei simpatici ragazzi, pieni di buona volontà. Va bene, smettiamola di dire stupidaggini e continuiamo. Adesso siamo di nuovo un gruppetto composto da tre elementi
Ma a questo punto il nostro obiettivo è quello finalmente di poter ritornare a casa, quindi dobbiamo tornare indietro alla valle dove siamo spuntati la prima volta e riprendere il portale che ci permetterà di tornare nel nostro tempo, quindi un ritorno al futuro. Facciamo quattro chiacchiere ancora con la regina. Con il re, ovviamente. Ed eccoci. Ora un salto veloce e come potete vedere siamo arrivati. Qui nel frattempo abbiamo questi due mostriciattoli che stanno giocando a palla da quando li abbiamo incontrati la prima volta. Quei due diventeranno Maradona e Pelé come minimo. Un altro attacco di mostri, ma niente di particolare. Oramai noi siamo fin troppo potenti. Non è assolutamente perché ci sta pestando questo poli. Ultime parole famose. Ho trovato praticamente il mostro quello disumano. Cos'è? Un boss camuffato da mostro occasionale. Ecco, se n'è andato, però. Mentre invece l'altro, il Limp Verde, è morto quasi con un colpo. Ed eccoci qui, finalmente. Abbiamo raggiunto il portale. Luca ha a disposizione, se non sbaglio, dovrebbe avere a disposizione la chiave che le permette di aprire i portali. Eccola. Anche molto modesta la nostra amica. Questa cosa, portale. Un passaggio che unisce le stesse località ma in epoche diverse. I portali sono molto instabili. Eccola qui, la gate key, che è la chiave che ci permette di muoverci in maniera più regolare, probabilmente attraverso i varchi del tempo. Ed eccoci, riprendiamo il portale, siamo in questa zona di distorsione temporale e finalmente, dopo questa avventura, siamo riusciti a tornare a casa. Accompagnalo a casa sua, devo da fare, vabbè. Anche Luca ci saluta, Frog era scappato, lei anche, ma tornando a casa. Noi adesso abbiamo la principessa Nadia, ovvero Marle, che ci sta seguendo e la dobbiamo accompagnare verso casa, quindi dovremmo tornare al castello. A questo punto, ecco, io vi saluto, vi do un arrivederci al prossimo video. Tecnicamente quasi quasi la storia si dovrebbe anche concludere qui, ma in realtà lo sapete che c'è molto altro. A un prossimo video da Massimo e da Edizioni Limitate Channel. Ciao a tutti!